Il transumanesimo affonda le proprie radici, le proprie origini nel darwinismo sociale. Non a caso la prima definizione di transumanesimo ci viene proprio da Julian Sorel Huxley, fratello di Aldous Huxley, cofondatore e primo direttore dell'UNESCO. Perché? Perché nella sua velleità, nel suo desiderio prometeico e titanico di poter continuare da sé l'evoluzione dell'uomo in questa corsa verso il potenziamento umano, il transumanesimo riprende proprio il darwinismo sociale, che aveva a sua volta ripreso il darwinismo e lo aveva trasferito all'interno della società, e quindi la lotta del più forte per la sopravvivenza era stata appunto trasferita e proiettata anche nella società, dando poi forma alla cosiddetta eugenetica. Eugenetica che ritorna prepotentemente all'interno del transumanesimo, come aveva tra l'altro già previsto Aldous Huxley parlando della creazione delle nuove generazioni degli uteri artificiali, della selezione delle nuove generazioni. L'eugenetica è, diciamo, un tratto, un corredo portante all'interno del transumanesimo, perché in questa visione del potenziamento e dell'evoluzione dell'uomo ovviamente ritorna anche il discorso eugenetico, la selezione degli embrioni, ad esempio anche tutto il discorso che faceva Stephen Hawking sulla fine della sua vita, l'editing genomico per poter dare vita a superumani, superuomini, quindi il lasciare indietro l'uomo com'è per natura, e quindi l'uomo come creatura ontologica destinata anche alla morte. E quindi il darwinismo sociale dovrebbe essere ripreso anche in questo caso per indagare meglio il retroscena del transumanesimo, che affondano proprio le radici in questo tipo di pensiero, ovviamente elitario e ovviamente destinato a pochi, e destinato a far in modo, come tra l'altro scriveva anche H.G. Wells nel 1928 in The Open Conspiracy, a governare sui molti. Quindi il tentativo anche in questo caso di andare verso una tecnoutopia, cioè la creazione di un mondo, di un governo sovranazionale guidato da pochi eletti sui tanti, ovviamente sempre più manipolati e sempre più controllati.